In questo modulo disegneremo la base di una caffettiera e impareremo a tracciare una filettatura apparente e impareremo anche a tracciare una filettatura vera che però non sarà visibile sullo schermo. Partiamo come sempre da Avvia, Mechanical Design par Design, come sempre. Scegliamo un piano coordinato e in questo piano coordinato facciamo uno schizzo, che è la traccia, la sezione della base della caffettiera. Con questo comando profilo, partendo in maniera adeguata, tracciamo questo profilo chiuso, che adesso, uscendo dallo sketcher, faremo ruotare attorno al proprio asse, facendo uso di questo comando albero. Il sistema adesso si aspetta che venga segnalato un asse attorno al quale fare la rotazione. Segnalato l'asse e dato ok, ecco che il solido si presenta sullo schermo. Su questa forma appena sbozzata, scegliendo un piano meridiano, tracciamo uno schizzo che servirà per lavorare le parti che sono piane nella base della caffettiera. Quindi, usando questo comando profilo, la cosa importante è che questo profilo tagli marginalmente la base della caffettiera. Questa parte poi verrà lavorata con una operazione che ricaverà, permetterà di ricavare la filettatura. Usciamo e guardate bene che cosa abbiamo creato. Questo servirà per eseguire una tasca in maniera specchiata e potete già cominciare a vedere come la lavorazione viene condotta. Adesso noi non abbiamo assegnato le misure, però se cominciate a vedere, abbiamo già creato la prima sfacciatura alla base della caffettiera.